con la campagna reddito di quarantena, e l'abbiamo portata avanti in questi mesi elaborando una piattaforma intercategoriale collettiva, i facchini della logistica, il mondo della scuola, i precari. Abbiamo attuato tutti i dispositivi di sicurezza e non ci sono stati spettatori contagiati in tutta Italia, solo uno spettatore da giugno ad oggi. Quindi quello che non comprendiamo è il motivo di questa chiusura. Serve la scuola. La scuola non è un monitor, la scuola non è uno schermo. Che cosa? Il diritto all'istruzione e diventare cittadini. Il diritto alla salute, perché è l'ultimo baluardo, è l'ultimo presidio. Io sono un professore e un papà che fa parte del movimento Priorità alla Scuola. Sono forse il solo maschio in questa chat e questo è doloroso da riscontrare. Evidentemente la scuola è percepito come un problema delle donne, delle mamme, che non possiamo considerare il problema della scuola un problema secondario, perché è per questo che i maschi non ci sono. Perché insieme a Naser, che è qua con me, abbiamo appunto iniziato a creare la DL Cobas Marche, è uno sportello. Nel momento in cui Zara ha capito che i lavoratori hanno capito i loro diritti e hanno cominciato a manifestare, Zara ha deciso di licenziarli. Con il Recovery Fund vogliamo che i soldi non vengano buttati a caso e i soldi vanno investiti nella sanità pubblica, nella scuola pubblica, nei trasporti pubblici, vanno investiti nella capacità di riqualificare il patrimonio urbanistico, nell'edilizia sociale popolare pubblica, nell'arte e nella cultura, nella ricerca e nella scienza, nel costruire un sistema produttivo e una mobilità ecocompatibile ed ecosostenibile. Criminale chi è? Chi rompe una vetrata di Gucci o chi come Confindustria sta facendo soldi? Il problema è dove prendere i soldi, e i soldi vanno presi dai ricchi. No, ci dicono che non ci sono i soldi, peccato che le persone più ricche in Italia in questi ultimi, durante la pandemia, hanno accresciuto la loro ricchezza del 31%. I soldi ci sono e vanno investiti per una patrimoniale che serva anche per l'ambiente. La crisi del Covid ha reso evidente le disuguaglianze sociali in questo paese. La rabbia sociale che si sta esprimendo in Italia è una rabbia degna. Lotteremo con ogni mezzo necessario, perché non vogliamo pagarla noi la crisi. Un reddito di continuità. Cosa? Reddito di continuità. Stanchi di pagare. Settore Oreca, e in questo momento stiamo vivendo una crisi allucinante. Non abbiamo diritto a niente, non abbiamo diritto alla salute, non abbiamo diritto alla maternità, non abbiamo diritto a una paternità, non abbiamo diritto a nulla. Sostiene il fatto che il reddito non è una misura assistenziale, ma è una misura che in qualche modo redistribuisce tutta la ricchezza che ogni giorno produciamo.